l'ufficio di recuperare le salme degli italiani gettati in questi pozzi carsici si dedica la polizia scientifica della Venezia Giulia. Una scala di corda viene calata in questa foiba profonda 82 metri, ve ne sono altre di parecchie centinaia. Vigili del fuoco di Trieste attrezzati con autorespiratori si accingono alla discesa. Silenziosi i parenti delle vittime attendono di riconoscere i resti dei loro cari. Scorre mediante carrucola la corda che porta alla luce ad uno i sacchi contenenti ciò che è rimasto dei cadaveri fracellati dalla caduta. Foibe, sinistro nome, perpetuarsi degli orrori ai quali si sperava che la fine del nazismo avesse posto termine. Erano uomini vivi, ecco quanto di loro viene restituito. Brandelli di carne, schegge di ossa, crani col classico colpo alla nuca. Sono queste le conseguenze di un nazionalismo esasperato e maleinteso. Per questi resti martoriati, per queste famiglie in lutto, l'Europa chiede a tutti i popoli una più illuminata comprensione vicendevole, una più equa e sincera volontà di pace.